Amici miei, benvenuti su Gencouver.it. E che cos'è Yes I Can? Questa è la nuova stagione. Yes I Can è un viaggio dove noi lavoriamo proprio um, per chiacchierare con le persone. Vi presento Alessandra. Salve a tutti. Allora, Ale, perché um, hai deciso di cercarmi per fare o candidarti per fare Yes I Can? Innanzitutto perché ho visto eh, le tue richieste sui, sui social, sul live, e perché ho deciso di rimettermi in gioco come donna e di riprendere in mano la mia, il mio essere donna, fisicamente e mentalmente. Allora, parlando di questo, volevo um, spiegarvi ragazzi... Um, un, un vecchio diciamo amica di Yes I Can ho tanti video lo vedremo insieme okay. per spiegare qual è il mood qual è questo mood di Yes I Can il nostro mood è di avere delle donne uh, che si raccontano storie vere no? perché Bellissime. essere donne è tanta roba o sbaglio tantissima roba non sbagli non sbagli, non sbagli no assolutamente perché no. dobbiamo sentirci super donne no? allora io voglio farvi sentire uh, un'amica che si chiama Daniela che ha fatto parte del nostro Yes I Can e andiamo a ascoltarle insieme, lo faccio partire e ascoltiamo. Io mi sono candidata per fare Yes I Can per ritrovare la Daniela di un tempo, la Daniela iperattiva, la Daniela sportiva, la Daniela che ha voglia di muoversi continuamente. Non la Daniela che sta ferma <ride> e che fa la passeggiata col cane, però <ride> lì si ferma la sua attività fisica. Eh, voglio ritrovare quella, quella voglia di allenarmi, quella grinta che avevo nell'allenarmi, eh, che mi piaceva tanto e che adesso non ce l'ho. È la vita che ci deve essere sempre, a qualsiasi età. Perché noi invecchiamo anagraficamente, però in realtà, certo, a meno che non ci siano problemi particolari, eh, insomma, tutto il resto si può fare. Yes, I can, si può fare. Perché siamo vive. E finché c'è vita, c'è speranza per tutto, quindi eh, siamo vive e dobbiamo vivere. Daniela vuole fare un augurio a se stessa di, di affrontare ogni giorno come fosse il primo giorno della nuova vita, non l'ultimo, il primo perché c'è un grandissimo percorso davanti a me da dover fare, ma in tutto questo è il mio augurio, di avere sempre questa voglia di andare avanti, di vivere pienamente ogni istante, ogni istante della mia vita. Noi, nostra amica ci parla proprio di questa voglia di vivere, la parola è giusta, lei ha detto io voglio vivere, la voglia di vivere. Da donna, sì, ok, vedi. arriviamo a che età secondo te passiamo da quella spensieratezza dei nostri vent'anni a questo, diciamo... Pesantisse legato agli obblighi da donna, da donna a donna. Ma probabilmente quando si diventa mamme, mm. perché uno ha la responsabilità dei figli, a qualsiasi età uno diventa mamma, che siano 20, 30 o 40 anni, si, ci si rende conto che si ha degli obblighi verso qualcuno di indifeso, qualcuno che ha bisogno di te e vive solo in funzione del, del tuo amore, del tuo... Certo della tua cura e quindi lì hai senti l'obbligo di dover dare qualcosa a qualcuno. Però vogliamo anche dire la verità, il, 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 quando cominciamo a dare alle luci le nostre prole, che adoriamo, Assolutamente però sì. cambia radicalmente il fisico della donna, perché le anche, sì. non so se tu lo sapevi, ma le anche per prepararsi per il parto si allargano, abbiamo sì. un rilascio di un ormone che rilassano uh, il, proprio i le legamenti che tengono il bacino. E dopo che, sei, dopo che diventi mamma, ti cambia anche fisicamente? La conformazione. Sì. Okay. Che cosa okay. è cambiato nel tuo corpo dopo la gravidanza? Allora, innanzitutto, vabbè, ho preso del peso mm. e io già avevo una forma di dove accumulavo più grasso nei fianchi e all'addome, però si è proprio si è dilatato il bacino. Non, non è ritornato, non sono ritornata con una forma, ripeto, non sono mai stata. Eh, no, no assolutamente no però mi è, rimasto, mi, sono, mi è rimasto il bacino largo e la, la conformazione a pera si può dire si sì, dice sì. no conformazione a pera sì. con un, um, con un con un'accentuazione di grasso, di grasso sull'addome, questo sì, a livello fisico proprio se è non... riuscita dopo allora io voglio. Allora, sap... sono riuscita a perdere il peso che ho ehm, accumulato durante la gravidanza, quello sì. Però, nonostante io abbia recuperato il peso pre-gravidanza, il fisico non è mai più tornato come quello di, di prima. E poi arriva un certo momento della vita che a causa della vita, o a causa. Uh, magari di, di, di tante situazioni, no? una perdita non portante. Eventi avversi, no? Dico io. Sì, quelli che non te li aspetti e, e, e cambia radicalmente il tuo approccio con te stesso. E arrivi, e Yes, I Can serve per questo, di arrivare a questo punto dove noi cominciamo a dire valgo, agisco, sì. cambio e si può a qualsiasi età. Ma andiamo a ascoltare un'altra, diciamo, un'altra. Testimonianza delle nostre amiche di Yes I Can, siete pronti? Andiamo ad ascoltare. E perché? Allora, innanzitutto eh, voglio iniziare a guardare me in primis e non più gli altri, quindi non più la, eh, fare la spettatrice, ma essere parte attiva del, del mio cambiamento. I risultati che ho ottenuto sono stati la perdita di 9 kg ad oggi. E ovviamente, non ho intenzione di fermarmi. Quando noi parliamo delle donne, sì. quanto si amano le donne? Tu, aspetta, faccio un'altra un domanda: okay. tu mi puoi dire mi amo, o mi accetto come sono? Ni nel senso che io ultimamente non mi amo, ma non mi accetto molto per quello che sono perché. Ho difficoltà ad accettare i cambiamenti che il mio fisico e il mio corpo sta avendo in quest'ultimo periodo. Parliamo, è, allora, eh, parliamo di questo: i cambiamenti. Ci, i vuoi, cambi ci vuoi condividere quanti anni hai? 50 anni. 50 Io anni. ho 50 anni. E, mh, ho subito otto anni fa un intervento di isterectomia e quindi sono entrata in una menopausa chirurgica che mi ha portato nel corso di poco tempo a dei cambiamenti notevoli, eh, soprattutto come donna, perché mi sono sentita eh, all'inizio privata di, di ciò che mi faceva sentire una vera donna. Quindi, con dei problemi a livello psicologico importanti e dei cambiamenti fisici notevoli, non solo un aumento di peso, aumento di peso eh, localizzato all'addome, eh, cambi di umore: eh, non mi sentivo eh, abbastanza per, per il mio compagno, per il mio marito, eh, mi sentivo come se. E non fossi più all'altezza del, del suo amore e quindi questo mi ha portato ad avere dei problemi relazionali e poi non, non mi sentivo più, più donna, non mi piacevo più, non mi piacevo più e fino a che poi ho incontrato uh, sul web i, i mitici webinar motivazionali di Gill, i famosi 5 minuti dove lei in soli 5 minuti riesce a trasmettere tanta energia, sei empatica, sei veramente empatica. Questo lo continuerò a dire perché tu riesci a trasmettere tanto e, e tanta motivazione e tanta energia. Piero, ti sei sentita sola durante sì. quel, quel periodo 8 sì. anni fa? Sì, in quel momento sì, mi sono sentita tanto, tanto sola. Ma non perché non avessi l'amore e il supporto della mia famiglia, mi sono sentita sola come donna, come l'essere, essere donna. E, e parlare con te, vedere, ascoltare quello che tu dici, mi fa capire che in realtà io non sono sola. No, non Ci sono sola. altre persone che come me hanno vissuto, vivono ed hanno delle problematiche più o meno importanti, perché non è solo... Cioè non esistono solo le donne che hanno subito un'isterectomia o donne che sono entrate e stanno entrando in menopausa, ma ci sono donne che sicuramente hanno anche altre problematiche. Ma non siamo sole. Però Ti adesso andiamo a ascoltare un'altra amica. Certo. E quando rientriamo da questa chiacchierata, sì. da, da questo bellissimo uh, contributo, uh, voglio, voglio chiederti. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ottenere da me? Però okay. aspettate, non, non, non riveliamo ancora. No. Però non no. svegliamo niente perché voglio farvi ascoltare un'altra ragazza che ci si racconta qui a Yes, I can, da donna a donna. Ascoltiamo. Tu hai tanto da dare alle persone che ci stanno guardando? Perché una donna timida, spesso e volentieri, viene calcolata? La gente ti, 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 ti presta un'attenzione quando sei timida? Allora, diciamo che io sono timida a impatto o se sono al centro dell'attenzione, perché poi fondamentalmente sono molto amichevole, molto socievole. Questo programma mi ha portato a pensare un po' più a me stessa, a valorizzarmi. Da quando ho ripreso in mano la mia vita non ho più problemi fisici, cioè non ho, ho risolto tutto, non ho più quei problemi di attacchi di panico, di reflusso, di ansia. Adesso sto veramente bene, in pochissimo tempo e no, non me la sarei mai aspettato. Adesso mi accetto di più, ogni volta che mi guardo allo specchio sono diventata anche un pochino più vanitosa perché comunque mi, mi piaccio. Allora, fino adesso ho perso 4 kg, di centimetri in realtà non, mi, non, non, non li ho presi, però ho visto dalle foto che mi sono fatta un bel cambiamento, mi sono sgonfiata molto ai fianchi e alla, anche all'addome. Io consiglio a chiunque è fuori di candidarsi perché è un'esperienza che secondo me ti cambia la vita, sentirsi sicura. Allora, io volevo parlare della timidezza di Sara perché è una domanda che secondo me tutte le donne temiamo le giudizi altrui. Perché okay. da quando siamo giovani siamo giudicate su L'aspetto è, è sulla. Cioè, gli uomini mettono la panza e lo chiamano sostanza. Noi dobbiamo sempre essere schiave di questo sempre obbligo dell'essere dell belle o giovane o quant'altro. Allora, che cosa ti potrebbe rendere più sicura di te? Che cosa potrebbe aiutarti a sentirti più sicura, più sicura è la parola giusta. Più sicura? L'accettazione di me stessa. E vedendo, riprendendo un po' di armonia nel, nel mio fisico, perdendo un po' di peso, ritrovando quello che era secondo, il, secondo miei, i miei occhi, la mia, la mia armonia, la mia, diciamo, la mia silhouette, io riacquisterei sicurezza in me stessa per poter dire io, io mi piaccio, sono bella, per cui sono bella io non mi interessa il tuo giudizio. Vorrei che tu mi trasmettessi la tua sicurezza, il tuo, il, il tuo mood. Allora, cominciamo a, a chiacchierare e voglio cominciare a dire anche un po' delle cose Dimmi. che voglio uh, regalarti per aiutarti a avere questo, questo risultato. Okay. Okay? Parliamo di metabolismo. Tu okay. mi hai detto, quando sei entrata mi hai parlato del, uh, proprio del fisico stesso, il metabolismo, sì. e poi mi hai parlato del sonno, corretto? Allora, sì. spiegami a che punto sta il tuo metabolismo, okay. sta rispondendo o non sta rispondendo? Allora il mio metabolismo era uh, completamente eh, rallentato perché essendo entrata in menopausa ho preso all'incirca 10 kg aumentando di peso sull'addome e sulle, sui fianchi. E poi da uh, settembre, fine settembre ho iniziato a prendere la mattina il caffè verde e la garcinia prima di pranzo eh, ho ottenuto dei risultati, sono riuscita a perdere quei due o tre chili, però non riesco ad andare avanti perché ho una sensazione di stanchezza eh, pomeridiana. La mattina con il caffè verde riesco a recuperare un po' di energie, però nel pomeriggio eh, tendo a, a scimare, mi sento stanca, mi sento. Non mi sento molto motivata. È anche quello, e anche perché poi la notte dormo male. Dormi male. Mi okay. sveglio in continuazione. Questa è una, una conseguenza, può essere una grande conseguenza di, del menopausa. Allora, chi entra in menopausa non è detto, ma mh, può succedere che noi abbiamo, purtroppo durante la menopausa, un peggioramento della qualità del ah. sonno. La qualità del sonno scema o riduce con l'età. Questo succede anche agli uomini. Perché cominciamo ad avere meno capacità di dormire tutta la notte, per la durata È un della sogno notte. Dormire tutta la notte, e non ti preoccupare, il tuo sonno sarà Grazie. avverrata. Perché adesso voglio parlarti del primo prodotto che io ti sto per mettere sul tuo percorso. Okay. Perché io, con Yes, I can, che cosa faccio? Darò dei percorsi. Questi percorsi saranno per la durata di un mese in 28, 30 giorni. Poi ci rivedremo Alessandro, fra un mese okay. e andiamo a capire come uh, diciamo aiutarti e vedere quello che succede, ok? okay. Allora parliamo di Metaboost day and night, okay. perché? Mi parli, ok, caffè verde è eccellente per il nostro metabolismo, ma Metaboost, come dice, dà ancora più potere al tuo okay. metabolismo? Lo prenderai un Metaboost day, la mattina, per riattivare il metabolismo, okay. Okay, che ti aiuta per tutto il giorno, e poi di notte c'è Metaboost night, okay. che aumenta l'aiuto di consumare o metabolizzare i grassi di notte, Dormire più profondamente per tutta la notte per rigenerarti, che ci aiuta anche l'autofagia, che vuol dire il consumo delle cellule vecchie inutili nel nostro corpo, che è molto importante, che succede solo di notte quando siamo addormentati profondamente, e ti aiuta a svegliare rigenerata. Perché noi produciamo soltanto di notte la GH o quando siamo addormentata, perché le puoi fare anche di giorno, quando siamo profondamente do, uh, diciamo addormentata nella fase 4, arriviamo a produrre l'ormone della crescita, che si chiama GH, o io lo chiamo l'ormone della ricrescita. Così, mm -hmm. il primo regalo che ti do saranno questi due. Grazie. Aspetta, perché poi ti, ti do anche la sacchetta. Okay, tienila qua per un attimo e poi qua. ti dico. Un altro prodotto meraviglioso, Melissa Composta. Melissa Composta è un fitoterapico che noi utilizzeremo solo di notte. Questo è proprio okay. pro per dormire, okay. ok? Rilassa e ti aiuta quello che si chiama Monkey Brain. Ok, Monkey Brain è il cervello che ti sveglia di notte, le due o <ride> tre di notte e ti parla. E anche okay. se tu tenti di dormire, come che cosa succede? Non, non ci riesci perché ti. Segui il discorso del tuo cervello, è come se parlassi, sì, 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 io mi sveglio pensando a quello che ho fatto, a quello che devo fare, a alcune cose che mi sono successe. Sì, 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 fai certi ragionamenti con te stessa. Che... Si dice il cervello della scimmia, ok? E ce l'abbiamo. E questo è il secondo. Allora, le tue opportunità includerà ok, integratori. Includerà uh, la bellezza di allenamenti. Farai sì. la mia palestra online. Okay. Ti faccio fare allenamenti, ti farò fare anche mindfulness okay, okay. per uh, i webinar. Pensare okay. e andiamo a curare il sonno. Io okay. penso già entro pochi giorni, con il sonno migliorato, anche, noterai anche meno gonfiore. Però andiamo okay. avanti perché tu mi hai parlato del fatto che uh, da otto anni sei in menopausa, sì. senza pre... sostitutivi. No, assolutamente no, non okay. terapia sostitutiva. Con la bellezza delle vampate che vanno e sì. vengono, il nervosismo, l'irritabilità che arriva quando meno te lo aspetti, faresti la guerra anche con il moscerino che ti passa davanti al viso e vi posso assicurare che la faccio. E ne fanno le spese chi mi sta intorno, purtroppo. Beh, infatti, quando noi guardiamo, io scherzo sempre, ma quando parliamo delle, delle favole, no? Le favole, è sempre una donna arrabbiata con lo specchio, ma magari anche la donna che è in balia delle onde dei suoi ormoni, perché gli ormoni, gli estrogeni, servono per placcare, calmare, migliorare le crescite dei capelli, uh, lubrificare, migliorare le qualità del sonno, non solo, e anche nel eh, nostro mood. Perché quando entri in come hai detto tu prima, quando entri in menopausa, diventi ancora più non voglio dire schizzinosa, però tutto, mm. tutto si amplifica. Sì, i rumori si amplificano. Anche non volendo, è una cosa che tu non riesci a controllare. Io sai quante volte mi ritrovo a chiedere scusa eh, alle persone che mi circondano, anche al lavoro, con le colleghe, scusa guarda, non volevo avere questa reazione esagerata, mi rendo conto. Ehm... Ecco la soluzione, c'è la soluzione qua. You Balance, okay, questa è la soluzione che adesso la facciamo per te. E questo è uno dei miei pochi integratori, perché io quasi tutti i miei integratori okay. chiedo di prendere una capsula al giorno, okay. ma U-Balance è meglio prendere due al giorno. Una la mattina, una la sera, okay. e sono estrogeni che possono aiutarci a placare questi balzi di umore, okay. i, i fastidi legati al menopausa, e questa è una cosa che ti aiuterà a calmarti. Anche per le mie amiche che sono in età fertile, vicino al tuo ciclo, se tu hai disturbi del di ciclo, crampi, Uh, se hai balzi di umore U-Balance può aiutare anche te durante la fase premestruale per le mie, amiche, le mie amiche che sono in menopausa due al giorno per le mie amiche che sono in diciamo età fertile soltanto prima del ciclo questo è un altro okay. regalo ti do anche la, la, la sacchetto, il sacchetto ok, okay sacchetto. abbiamo agito con Metaboost sul metabolismo okay. Metaboost Night è melissa composta per il sonno U-Balance per aiutare con questi balzi umorali legati alla menopausa. E poi be good. be good, il tessuto attivo con due tecnologie: Bioinfrarosso e la nostra eh, cosmesi dentro il filato, che aiuta a drenare i liquidi, migliorare gli inestetismi delle cellulite, okay. perdere centimetri e migliorare la qualità della pelle. Ti piace come concetto? Questi devono essere messi tutti i giorni, però okay. Okay? abbiamo la versione giorno, ma abbiamo anche la versione che è pigiama, così puoi anche dormire con il comfort line la notte. Ma più li metti, più risultati avremo. Okay. Okay? Questo va nel tuo sacchetto, okay. già Io... da domani ti sentirai diversa. Me la metto la firma. Cioè Ho una carica interiore dentro che non, che non avevo da tanto tempo e mi sento carica, mi sento carica veramente. Pronta? Contenta, Pronta. Sì. Allora, gioia. amici, grazie per averci seguiti in questo, in questo percorso di la prima stagione di S.I.C.A.N.: yes I Andata, questa è la prima della seconda stagione di S.I.C.A.N. Yes Candidatevi e uscire vincente dalla vostra vita perché la vita è una bella cosa e va vissuto con i piedi ben piantati a terra, con un amore del proprio corpo e una propria consapevolezza da donna di dire: Io valgo, non puoi dire con me: Io valgo, io valgo, diciamo uno, due, tre, io, io valgo. valgo. Oh, All'altro dobbiamo dire: Yes, I can. Ok, uno, due, tre, Yes, yes I, I can. can. Grazie, Alessandra, tantissimo. ciao, grazie a te. Ci vediamo fra un mesetto. Assolutamente, okay? Sì, okay. sì, e grazie sarò a qua voi. Ciao.